Mi senti? Sempre molto lontano comunque, sì, però... sto registrando con la... col viva voce. Non ho capito, forse è per questo che ti sento lontano. Va bene, l'importante è che ti senti tu comunque, eh. Ascolta, ti sto chiamando quindi per il tuo film. Pronto? Sì, sono qua, ti sto ascoltando. Io il film non l'ho visto, quindi, ma sono curioso e vorrei sapere qualche cosa su questo film che tu hai fatto. È un film prodotto in crowdfunding, quindi con finanziamenti completamente privati. Praticamente parla è ispirato alla storia di Piercelle e all'autobiografia, appunto, scritta insieme a Jean Lévitaux. Praticamente Piercelle è stato un deportato nella seconda guerra mondiale, insomma un deportato omosessuale che poi ha avuto un percorso comunque di vita, a parte di concentramento, appunto, durato dai 17 anni ai 21 anni, poi tutto un percorso comunque di vita, di sofferenza, insomma, come reduce di guerra e anche come persona che non poteva parlare, appunto, della propria deportazione, del motivo per cui fu deportato comunque fino, appunto, all'82, quando, insomma, intorno ai 60 anni, e dopo essersi sposato, oltretutto per cambiare vita, per cercare di darsi una nuova strada, comunque a una seconda chance praticamente, e appunto nel 1982 decide di fare il coming out e scrive questa autobiografia insieme a Jean Lévitaux, che è stato un attivista, uno dei più grandi attivisti GLBT francesi, e insomma in questa autobiografia praticamente confessa quello che poi realmente aveva portato alla sua carcerazione, al suo arresto, appunto, all'epoca, 17 anni, in Francia, e poi, insomma, da lì si narra, appunto, la storia di quest'uomo che alla fine chiedeva praticamente di essere riconosciuto dallo Stato francese come vittima di guerra, insomma, vittima anche lui dell'Olocausto, in questo caso era l'Omocausto. Tu come sei venuto a conoscenza di questa storia? Semplicemente stavamo cercando materiale di documentazione su internet sui deportati, in questo caso sui deportati omosessuali. Siamo arrivati, appunto, a questo libro, che non è mai stato tradotto in italiano, quindi noi l'abbiamo comprato, io l'ho comprato a Parigi, poi abbiamo preso tutte le altre versioni che ci sono in inglese, in tedesco, in spagnolo, e abbiamo creato praticamente lo storyboard, poi abbiamo creato una sceneggiatura che è composta da, appunto, pensieri di persone tratti da questo libro, più tutta una serie di altri libri, comunque sempre scritti da deportati omosessuali, tipo, diciamo, Get Back, Rudolf Strass, dai loro diari praticamente abbiamo costruito un percorso che poi viene attraversato da dati che sono praticamente documentazione, comunque dati che documentano quello che poi è successo in quegli anni, durante questo tipo di deportazione, quindi una sorta di... un'idea di docu-fiction, comunque, però sempre legata pure al mondo della cinematografia sperimentale, della videoarte. Ecco. Tu tocchi una tematica molto delicata, e da Facebook ho visto che l'accoglienza del film è stata piuttosto controversa. Il film, l'accoglienza del pubblico no, non è stata controversa, il pubblico c'è stato e ha risposto molto bene, anche a Sassari, oltretutto, quando siamo stati poi gli ospiti del MOS per Vita al Cuore, insomma, è stata una bellissima presentazione, molto partecipata, anche a Cagliari, comunque le presentazioni che abbiamo fatto non sono state tantissime, però al Cinevolt comunque è rimasta una settimana e ha fatto buoni numeri, comunque, per essere un film che praticamente è prodotto con un nuovo sistema di produzione, quindi appunto il crowdfunding. Penso sia il primo film che viene prodotto completamente col crowdfunding in Sardegna, e quindi con budget che possiamo definire il no budget praticamente. Piuttosto invece poi le istituzioni, insomma, qualche problema, come si dice, probabilmente l'hanno avuto in un modo o nell'altro, è uno dei film che non è stato minimamente tenuto in considerazione dalla Film Commission, non li abbiamo mai visti, nonostante gli abbiamo chiesto anche un sostegno, un sostegno alla promozione. Non hanno neanche degnato di una risposta, e quello si vede su internet, ma non solo, ci sono dati che sono di raccomandati, di lettere che abbiamo proprio mandato, chiedendo anche spiegazioni, insomma, del perché una pubblica amministrazione non risponde, non si sente in dovere di rispondere a un film che comunque è prodotto in Sardegna, che è fatto completamente da Sardi, con capitali sardi.
controverso, non mi riferivo al pubblico, mi riferivo un po' a tutto, alle cose che tu hai scritto su Facebook. Sì, quello che ho scritto su Facebook è quello che abbiamo mandato, oltretutto per iscritto con le raccomandate, quindi niente di più, niente di meno, tutto abbastanza pubblico, tutto abbastanza leggibile. Ascol, quanto tempo hai impiegato per fare il film? Allora, questo lavoro è nato nel 2007 come rappresentazione teatrale, una videoinstallazione teatrale prodotta all'epoca la produce dal Letto di Sardegna, quindi Paola Leoni, l'ASMET, dopodiché è diventata una mostra fotografica in due parti, quindi sono due collezioni fotografiche, e poi è diventato un film. In tutto, per girare il film ci abbiamo messo tra un scriverlo, prepararlo, insomma, arricchire il materiale, tutto quanto 4 anni. Ed ora vai a Venezia. Sì. Beh, abbiamo fatto già, siamo stati già al Festival di Torino, adesso abbiamo fatto degli screening a Parigi, alla City Universitaire, e poi abbiamo fatto uno screening invece all'Istituto Francese a Barcellona, e adesso poi Venezia con il Quirlaio che ci invitano a un evento, fanno un evento, si organizzano un evento speciale proprio per i film all'interno del Quirlaio Network. Questo ci fa solo piacere, perché insomma film di questo genere impostati in questo modo, con questa tematica, diciamo che insomma non è che ce ne siano parecchi nel mondo, penso siano veramente pochissimi comunque, che trattano l'argomento da quel punto di vista e con quell'approccio alla cinematografia, che chiaramente non è la fiction che conosciamo tutti quanti, ma insomma ha un occhio di riguardo poi anche un po' più la cinematografia contemporanea, insomma, con autori di diversa estrazione, si rifanno di estrazione cinematografica. Nelle occasioni che hai avuto, chiudo con questa domanda, il tema dell'omosessualità continua ad essere un tema delicato, difficile, oppure no? Oppure siamo maturi per affrontare queste tematiche? No, tema delicato, difficile no. Non credo, non penso che sia questo. Delicato probabilmente, questo materiale comunque scotta, nel senso che non è un materiale semplice da trattare, cioè tieni conto che Piersel è stato riabilitato come vittima di guerra nel 2002, quindi sono passati 10 anni più o meno, ecco, e oltretutto la documentazione e la letteratura relativa a questo genere di storia, a queste storie, perché poi non dimentichiamoci, ci sono anche i Rom e ci sono tutta un'altra serie di minoranze, mettiamolo tra virgolette minoranze, chiaramente, che hanno subito violenze di tutti i generi, sempre in quel periodo, comunque c'è stato il nazionalsocialismo, del nazismo, che comunque non sono riportati, o comunque non vengono alla luce come la Shoah, per esempio, come la storia degli ebrei, che chiaramente in proporzione, in dimensione, e anche dal punto di vista pratico venivano comunque schedati, qui non venivano schedati, quindi non si hanno dati certi. Quindi non penso che sia un problema questo, il problema poi è dovuto non lo so, se vogliamo parlare di quello che è successo al film, che appunto non ha ricevuto lo stesso trattamento di altri film, di altri colleghi, naturalmente noi di quello ci siamo lamentati, ma fino a un certo punto, comunque poi abbiamo chiesto le nostre cose, quello dipende anche un po' dalla mediocrità della gente che ci rappresenta, ecco. Quelli sono problemi loro più che problemi miei. Noi abbiamo fatto un lavoro, l'abbiamo portato a termine, l'abbiamo chiuso privatamente, come ci invitano a fare spesso, comunque, no, senza chiedere contributi pubblici, e dopodiché però il risultato è che chi è preposto a questo, in questo caso la Film Commission Sardegna, evidentemente ha reputato questo lavoro non degno comunque di essere, neanche di ottenere una risposta, ecco, mettiamola così. E così è stato, dopodiché adesso vediamo cosa succede. Noi siamo qua con quel film prodotto, non abbiamo nessuna fretta ottenere altri risultati comunque dopo Venezia. Ti ringrazio. Niente, grazie a te.